Comodi e utili. Ma sai usare correttamente i vasi autoriganti, soprattutto nella stagione invernale? I vasi autoriganti come questo, con riserva d'acqua, sono letteralmente una svolta. Perché secondo me rendono le piante molto più indipendenti e aiutano anche tantissimo a gestire le annaffiature, evitando di sbagliare. Però c'è un modo corretto per utilizzarli, come ho detto, soprattutto nella stagione invernale, per evitare muffa, moscerini. Ecco perché in questo video vi darò i miei consigli su come utilizzarli al meglio, come utilizzarli sia con la terra ma anche con un inerte. Metteremo a confronto due marche principali e poi alla fine vi dirò, secondo me, quali sono i migliori. Ciao, io sono Francesca, benvenuti o bentornati fra le piante. Come ho detto, io adoro i vasi autoirriganti, li uso moltissimo e ho trovato veramente tantissimi benefici nell'usarli, ma mi sono spesso arrivati pareri discordanti. Spesso mi sono state mandate foto di piante che nei vasi autoirriganti hanno fatto la muffa, hanno attirato molti moscerini, hanno fatto troppe foglie gialle, e allora mi sono detta: devo fare un video in proposito per spiegare come utilizzarli al meglio, o almeno quali sono i consigli che in questi anni ho messo io in atto per farli funzionare al meglio e quali sono le accortezze per non sbagliare. I due vasi autoirriganti che andremo ad utilizzare oggi sono della Lechuza e della Elo. Ovviamente esistono tantissime marche collaterali, diciamo, anche perché credo, correggetemi nei commenti se sto sbagliando, che è la Lechuza che è stata la prima a inventare i vasi autoirriganti. Parlo di questi due perché sono quelli che io utilizzo di più e sono secondo me anche i migliori, anche se poi alla fine vi dirò qual è il mio preferito. Ma appunto, come ho detto, ne esistono tantissimi che hanno funzionalità più o meno simili e che potete trovare su Amazon, eccetera. Io comunque vi lascio vari link di alcuni altri oltre questi due che ho utilizzato e ve li lascio qui sotto in descrizione. Per il vaso Lechuza utilizzeremo il Lechuza Pond. Per l'autoirrigante della Elo invece utilizzeremo del terriccio, così vi farò vedere anche come mettere a dimora in entrambi i substrati utilizzando i vasi autoirriganti. Partiamo dal mini del Tini. Mini perché ha delle dimensioni tra gli autoirriganti in commercio veramente minuscole, perché ha un diametro di 10 e l'inserto interno addirittura 8,5, e vi dico questo valore perché è molto difficile trovare vasi autoirriganti piccoli. E infatti, per esempio, quello della Elo, questo qui che io adesso ho tra le mani, parte da un diametro di 17 cm. Poi ne potete trovare tantissimi altri con diametri superiori, ma il minimo è 17, quindi per piante comunque medio grandi. Ecco perché se cercate di mettere a dimora una pianta che ha dimensioni inferiori, non potete scegliere i vasi autoirriganti della Elo. Un'altra caratteristica che li differenzia è che la Lechuza vende quasi tutti i suoi vasi autoirriganti in dei set già completi. Infatti, come vedete qui dentro, che è tutto sigillato, all'interno troviamo tutto quello che ci serve, anche una bustina di PON che appunto è stato inventato dalla Lechuza. Quindi all'interno troviamo assolutamente tutto quello di cui abbiamo bisogno, dobbiamo solo mettere a dimora la nostra pianta. Ovviamente il costo è un po' più elevato. Invece per quanto riguarda la Elo, noi possiamo comprare solo l'inserto e ovviamente la spesa è molto più economica, e poi possiamo decidere di abbinare a questo inserto il vaso della Elo corrispondente. Se questo è un 17, questo sarà un 18, dove alloggerà perfettamente. Però possiamo anche decidere di acquistare solo l'inserto autoirrigante e utilizzare un nostro vaso compatibile di diametro, appunto. Quindi il mini del Tini lo userò con il suo PON, ovviamente, mentre l'inserto della Elo lo utilizzeremo con il terriccio, così vi farò vedere entrambi i substrati e la messa a dimora. Se questo video ti sta piacendo, ricordati di lasciarmi un like e di iscriverti al mio canale. Grazie! Quindi apriamo il set completo del mini del Tini. Ecco qua, all'interno troviamo un sacchetto di PON, quindi estraiamo il sacchetto. Mi era sfuggito l'indicatore ed è già praticamente assemblato. Quindi c'è un vaso principale, ovviamente, e l'inserto che presenta dei cordini che vanno a pescare l'acqua dalla riserva, un indicatore che noi adesso avviteremo e che ci consentirà di capire la riserva d'acqua, se è esaurita o se è ancora presente, e lo spazio interno per alloggiare la pianta. Una cosa che c'è da sapere e che anche loro riportano qui è che
Il loro lecciusapon, che poi è un insieme di inerti, ha all'interno anche un concime granulare a lento rilascio, quindi la pianta è perfettamente sostenuta dal concime già presente all'interno del substrato, che però dura solo 6 mesi. Al termine dei 6 mesi aspettiamo un po' e poi dobbiamo aggiungere concime secondo il periodo e la stagione in cui ci troviamo, secondo le esigenze della pianta. Comunque dobbiamo aggiungere concime alle annaffiature. Quindi apriamo la nostra bustina e versiamo il PON circa a un terzo e poi ci fermiamo. Circa così, io mi sono fermata a questa prima linguetta in basso. Dopodiché prendiamo la piantina che vogliamo alloggiare. Io ho scelto una talea di Syngonium albo variegato che ha fatto abbastanza radici nell'acqua e che è perfetta per essere trasferita in un vaso così piccolino. E poi, mantenendo le nostre talee, concludiamo l'aggiunta del PON fino a che non finisce la bustina. Stabilizziamo un po' la nostra piantina, dopodiché la alloggiamo all'interno del vaso principale. Adesso prendiamo un annaffiatoio con dell'acqua e annaffiamo in maniera uniforme finché la levetta non è arrivata al livello massimo e ci fermiamo. Avremo quindi la nostra piantina all'interno di un vaso autoirrigante e anche un indicatore che ci dirà quando la riserva d'acqua si è esaurita e quando invece ce n'è ancora. Quindi sarà molto semplice gestire le annaffiature e non potremo assolutamente sbagliare. Vediamo adesso come utilizzare invece il vaso autoirrigante della Elo. Lo useremo con del terriccio e all'interno andrò a mettere questo pothos, che per chi ha visto i miei precedenti video è il pothos che ho salvato nel video dove salvo una pianta dall'IKEA. E direi che è cresciuto molto molto bene, infatti qualche radice sta uscendo da sotto i fori di scolo e quindi ho deciso di rinvasarlo, anche perché il vaso che andremo a utilizzare non è tanto grande. Scegliamo sempre un vaso di pochi centimetri più grande rispetto al precedente quando rinvasiamo. L'inserto si presenta in questo modo. Scusatemi, era un inserto già utilizzato, c'è molto calcare che ho provato a levare via, non si è tolto, non è un problema, non fa niente per questa volta. E all'interno è un vaso normalissimo. Quello che va montato è il galleggiante che si infila di lato. All'interno della staffetta principale metteremo la pallina, il nostro indicatore a fogliolina, che è molto carino, e poi agganceremo sopra l'indicatore. Infiliamo all'interno del foro il nostro indicatore e lo fermiamo sul fondo. Quando sentiamo click è stato inserito e abbiamo il nostro inserto. Dopodiché andiamo a mettere un terzo di terriccio, la pianta, e poi copriamo con altro terriccio, un po' come abbiamo fatto con il PON. Quello che sto usando è un mix già composto di terriccio, questo è specifico per piante tropicali. Lo potete acquistare su Plov, con cui ho collaborato proprio per creare questo terriccio già pronto e altri terricci specifici per ogni pianta. Vi lascio il link qui sotto dove potete acquistarlo. In ogni caso, questo che vado a usare è il Tropical Mix, quindi adatto alla maggior parte delle piante tropicali. Compattiamo leggermente dopo aver inserito circa un terzo di terriccio, dopodiché prendiamo la nostra piantina e la rinvasiamo esattamente qui dentro. Quindi togliamo delicatamente il vaso precedente premendo un po' sui bordi, così da non danneggiare l'apparato radicale, e quando ci sentiamo sicuri la tiriamo via. Dopodiché spostiamo la piantina all'interno del vaso, la disponiamo in maniera armoniosa e poi metto altro terriccio. Riutilizzo un po' quello che ha perso la pianta, perché era nuovo, era buono, di qualità, e perché buttarlo. Mi raccomando, non fate come me queste operazioni, fatele sempre con i guanti, perché non si dovrebbe toccare la terra con le mani, se abbiamo ferite sulle dita, se insomma non sarebbe proprio l'ideale, ma io predico bene e razzolo male, perché poi mi piace avere le mani nella terra. Compattiamo leggermente ogni tanto per stabilizzare meglio il panetto di terra. Quando siamo pronti, la nostra piantina è stata messa a dimora, prendiamo il nostro portavaso e inseriamo l'autoirrigante all'interno.
Ora, questo vaso ha uno spazio proprio vicino all'indicatore dove possiamo annaffiare direttamente. E quindi è consigliabile mettere l'acqua direttamente nella riserva, perché mettendola nella riserva ovviamente l'acqua entra da qua e va direttamente sotto all'interno del vaso. Però, visto che abbiamo appena rinvasato, andiamo ad annaffiare sulla superficie della pianta per far stabilizzare il panetto di terra. Questa operazione la facciamo solo la prima volta, se appunto abbiamo appena rinvasato. Ne basta un po' e poi continuiamo direttamente all'interno della riserva finché l'indicatore non arriverà al livello massimo. L'indicatore è arrivato al livello massimo, quindi noi ci fermiamo. Ecco che siamo pronti a mettere a confronto i nostri due vasi. Abbiamo un mini deltini della lecciusa all'interno del quale abbiamo utilizzato il lecciusapon, che è un substrato creato da loro a base di zeolite, pomice, lava più dei granelli di concime a lento rilascio, e ci abbiamo messo dentro un singonium. Per l'altra pianta invece ho utilizzato un inserto elo del diametro di 17 cm, ho usato del terriccio, un mix di terriccio molto drenante, e ci ho rinvasato un potos. Quindi, riguardo al substrato, possiamo dire che i vasi autoirriganti si comportano veramente molto bene con la terra, anzi, proprio per questo fenomeno della subirrigazione sono particolarmente indicati per la terra, proprio perché inserendo l'acqua all'interno della riserva facciamo prendere al panetto di terra da sotto l'acqua che gli serve, scongiurando così tanti errori di annaffiature che si fanno normalmente nei vasi tradizionali se non siamo abbastanza esperti. Allo stesso modo, ovviamente, funzionano benissimo con gli inerti. Qui l'abbiamo usato con il lecciusapon, ma io tranquillamente lo uso anche con l'argilla espansa o qualsiasi altro inerte vi venga in mente, proprio perché è facile, se non magari siamo distratti o se non abbiamo un occhio molto esperto, vedere quando il substrato inerte è asciutto, perché ci abbiamo un indicatore che ce lo dice, e quindi sappiamo quando gestire la riserva d'acqua che si usa nella semi-idroponica. Dove vanno posizionati i vasi autoirriganti? Questa è anche una cosa che viene spesso tralasciata, diciamo non tanto considerata, ma in realtà i vasi autoirriganti, proprio perché hanno una buona riserva d'acqua, hanno bisogno di stare in luoghi molto luminosi, proprio per farli sfruttare al meglio questa riserva d'acqua, e anche in luoghi ben areati, proprio per evitare che questa riserva d'acqua vada a inzuppare troppo un panetto che ci mette troppo tempo ad asciugarsi. Questo discorso vale maggiormente se siamo in autunno inverno. In generale le piante, quando arriva l'autunno e l'inverno, amano essere spostate a ridosso delle finestre, come ho detto nei miei ultimi video. A maggior ragione prestiamo attenzione a questo fattore se stiamo usando appunto dei vasi autoirriganti con riserva d'acqua. Veniamo al discorso delle annaffiature, dove forse c'è il tasto un po' più dolente di questi vasi, proprio perché verrebbe spontaneo andare a utilizzare la riserva d'acqua sempre al massimo, cioè quando vediamo che si abbassa al minimo ci viene spontaneo andare là a rabboccare subito e far tornare la levetta a massimo. Ma qui dobbiamo prestare un po' di attenzione. Quando la levetta è scesa al minimo non vuol dire che la pianta ha sete, vuol dire che ha assorbito tutta l'acqua presente nella riserva, quindi vuol dire che il panetto di terra è bello pregno di acqua. Lo stesso discorso vale per gli inerti, quindi quando la levetta è arrivata al basso non vuol dire che gli inerti sono completamente asciutti. Quindi quando vediamo che la levetta si abbassa non andiamo a rabboccare subito l'acqua, e questa cosa vale a maggior ragione se ci troviamo nella stagione autunno-inverno. Dobbiamo aspettare qualche giorno anche per dar modo alle radici di ossigenarsi, così renderemo veramente le nostre piante indipendenti, perché si dilaterà di tantissimo il tempo in cui dovremo annaffiare le piante, quindi si dilaterà molto il tempo del nostro intervento, e sicuramente non avremo alcun problema anche qui di ristagni idrici interni o di panetti troppo zuppi che fanno la muffa in superficie e che quindi attirano anche i moscerini. Veniamo quindi ai vantaggi dei vasi autoirriganti e perché io personalmente li consiglio e qual è il mio preferito. Indubbiamente l'indipendenza delle piante anche per un enorme lasso di tempo. In estate ovviamente questo lasso di tempo sarà inferiore, ma sarà comunque lungo e ci permetterà in tutto l'anno di poterci allontanare da casa senza avere la paura che le nostre piante possano seccare. Comunque, di come rendere le piante indipendenti ce ne sono anche altri metodi e ne ho parlato in un video che vi lascio qui sopra. Il secondo vantaggio, come ho detto prima, è
proprio dire basta agli errori riguardanti le annaffiature, perché la riserva d'acqua ci dà un'ottima indicazione e un'ottima gestione dell'acqua, appunto, che sfruttando la subirrigazione ci permette anche di far prendere da sola alla pianta l'acqua che le serve. Terzo punto è un corretto sviluppo dell'apparato radicale. Proprio perché abbiamo a che fare con una subirrigazione per forza di cose, le radici tenderanno ad andare verso il basso e quindi si svilupperanno in maniera più naturale e più forte. Quarto punto è proprio l'indicatore di questi vasi autoriganti, che ci permetterà di comprendere a primo sguardo a che punto è la riserva d'acqua della pianta rispetto a soluzioni autoriganti fai da te. Così, anche se magari dobbiamo mandare qualcun altro ad annaffiare al posto nostro o chiedere a magari al nostro compagno, alla nostra compagna di annaffiare al posto nostro, sarà facile perché saprà come annaffiare e non rischierà di creare dei ristagni idrici lasciando acqua nel sottovaso, eccetera. In ultimo, qual è il vaso che io preferisco in assoluto? Quello della Elo, azienda a cui sono molto affezionata, azienda iper sostenibile. I suoi vasi autoriganti mi piacciono molto e mi piace la possibilità di poterli comprare separati dal loro vaso principale, quindi di poter acquistare solo gli inserti, e ce ne sono anche di tantissime dimensioni diverse per poterli adattare ai miei vasi. Lo trovo anche un brand economico, quindi un ottimo rapporto qualità-prezzo, e mi piace anche molto di più come si comporta l'inserto autorigante con il terriccio. Fatemi sapere se anche voi utilizzate i vasi autoriganti, quali sono i vostri preferiti e se avete magari qualche consiglio in più da condividere con la community di appassionati come noi. Quindi vi do appuntamento nei commenti. Siamo arrivati alla fine di questo video, grazie per essere stati in mia compagnia. Se ancora non l'avete fatto, vi ricordo di lasciarmi un like e di iscrivervi al mio canale. Noi ci vediamo al prossimo video.